Buongiorno, ben alzati. Siamo 7 miliardi e mezzo di persone sulla Terra e oggi sappiamo che discendiamo da un piccolo gruppo di africani che 70.000 anni fa, al momento giusto, ha fatto la scelta giusta, è emigrata. E possiamo dire questo e tante altre cose interessanti sulla nostra storia perché da qualche anno abbiamo abbandonato un'idea, tecnicamente sarebbe un paradigma, in realtà un pregiudizio, che ha vincolato molto pesantemente la ricerca sull'uomo nel passato. Ed è il paradigma razziale, l'idea che l'umanità, come i cani, come i cavalli, è divisa in razze biologiche distinte. L'idea risale a molto tempo fa e ha portato appunto delle illustrazioni di questo genere, dei grafici, in cui, come vedete, c'è un tronco con vari colori, sarà il colore della pelle, e in cima, chissà perché, c'è uno con la faccia bianca, i bianchi stanno in testa a queste gerarchie. Dire cos'è una razza non è facilissimo. Darwin, e prima di lui Lamarck, ci avevano insegnato che specie diverse hanno origine con cambiamenti da antenati comuni. E quindi c'è una specie che si divide e poi a un certo punto, se le cose vanno avanti, forma due specie diverse. Nel periodo intermedio, quando i gruppi sono distinti ma non sono ancora arrivati a formare specie diversa, li possiamo chiamare razze biologiche. È un concetto complicato, cerco di cavarmela con due esempi semplici. Questi sono i nostri parenti evolutivi più prossimi, gli scimpanzé. Lasciate perdere l'area rossa che corrisponde a una specie diversa, ma l'area gialla, azzurra, verde e viola sono aree in cui vivono degli scimpanzé che se gli prendete il DNA e lo date in mano a un esperto, l'esperto piazza lo scimpanzé con la massima precisione nell'area di origine. E quindi c'è una identità molto facile da riconoscere tra quello che c'è nel DNA e il posto geografico che questi animali occupano. Addirittura fra la zona azzurra e quella verde passa soltanto un fiume, però ci sono delle differenze che sono tipiche, caratteristiche di quelli che vivono a nord e di quelli che vivono a sud. Ma non siamo fatti tutti quanti così. Per esempio, il tonno pinna gialla, che immagino da stasera mangerete con un atteggiamento diverso, il tonno pinna gialla vive nei tre oceani principali. Ma non ci sono delle differenze fra le loro popolazioni. Se ne pescate uno in qualunque oceano, voi non riuscite neanche con l'analisi più sofisticata del DNA a dire se viene dall'oceano Indiano, Pacifico o Atlantico. Questa è una specie che non ha le razze. E questa immagine magari vi ricorda anche che la mobilità conta molto. Questi sono animali che vanno a 70 all'ora attraverso gli oceani e quindi dove c'è tanta mobilità, per esempio fra gli uccelli, le razze non ci sono, dove ce n'è meno, per esempio fra le lumache, le razze le riconosciamo. E noi siamo come i tonni o come le lumache? Beh, cominciamo col dire che intanto siamo tutti quanti diversi. E non solo siamo tutti quanti diversi, ma nel nostro aspetto c'è anche qualcosa che ci permette in molti casi di capire da dove proviene una persona. E quindi qui vedete delle persone che sono abbastanza facili da identificare e da portare al loro continente. Quel ragazzino con i bastoncini dalle labbra, che gli escono dalle labbra, è uno Yanomama, una tribù del Venezuela e del Brasile molto studiata, un genetista degli anni 60, i genetisti spesso sono polemici con gli antropologi, diceva che il nucleo familiare Yanomama è costituito tipicamente da padre, madre, due figli e due antropologi. Però gli Yanomama non sono tutti quanti uguali, noi non siamo tutti quanti uguali, e poi ci sono delle persone che hanno un aspetto che, almeno secondo il nostro punto di vista, non ci porta nel continente giusto. La ragazza che vedete in alto a sinistra ha la pelle nera, le labbra spesse, i capelli crespi, sembrerebbe africana, no, è asiatica, viene dalle isole Andamane. Insomma, è difficile mettersi d'accordo. E il primo motivo per cui oggi non si crede più alla validità del concetto di specie biologica è proprio il fatto che tutti quelli che ci hanno creduto da 700 in poi non sono mai riusciti a mettersi d'accordo su un unico catalogo delle razze umane. Il primo che ci ha provato seriamente era Carl Linneo, grandissimo naturalista svedese, quello che ha dato nome e cognome, genere e specie, a tutti i viventi. Linneo propone nella decima edizione del suo sistema Nature che ci siano quattro razze umane. Perché quattro? Perché quattro sono gli elementi della filosofia greca classica, aria, acqua, terra e fuoco. Cosa c'entra? Niente. Però anche i grandi scienziati, quando si parla di noi, tendono a essere confusi da considerazioni che non c'entrano. Dopo Linneo ci si provano in tantissimi, ed è una specie di hit parade dei grandi naturalisti del 7 dell'Ottocento. Ci prova anche Immanuel Kant, ci prova Buffon, il padre dell'antropologia, che propone sei razze. Blumenbach, quello che vedete in mezzo,
ne propone 5, in base a un criterio estetico. Secondo lui c'erano gli europei, i più belli, e poi per degenerazione siamo arrivati ai più brutti, africani e australiani. E siccome il cranio più bello che lui studia viene dalla Georgia, Blumenbach chiama caucasici, i più belli di tutti, i bianchi, e questa parola la sentite ancora nei telefilm americani. Cuvier propone 3 razze, bianchi, neri e gialli, però nel frattempo gli esploratori esplorano, i navigatori navigano, tornano a casa con descrizioni di popolazioni che non si riesce a far rientrare nelle razze precedenti, e quindi il catalogo si allunga a dismisura. Negli anni 30 a Chicago fanno l'esposizione universale, come voi a Milano, e questa scultrice di New York, che si chiamava Malvina Hoffman, viene incaricata di produrre delle statue a grandezza naturale che rappresentino tutte le razze umane. Malvina Hoffman viaggia per il mondo per 2 anni e poi ne produce 103. 103 significa che ormai il numero di razze è diventato incontrollabile, qualcuno più avanti ne proporrà 200. E quindi cominciano, soprattutto nel dopoguerra, a alzarsi voci contrastanti. E quello che la dice, nella maniera più chiara di tutte, è questo antropologo americano, si chiamava Frank Livingstone, che scrive un articolo che si chiama «Sulla non esistenza delle razze umane». Livingstone dice, guardate, non sto dicendo che siamo tutti quanti uguali, ma che la variabilità della nostra specie non corrisponde ai pacchetti distinti chiamati razze. Pacchetti distinti sono quelli in cui comprate i telefonini. Se c'è scritto Nokia, dentro c'è un telefonino Nokia. Se c'è scritto Samsung, è un telefonino Samsung. Ecco, Livingstone ci dice, guardate, non è così. La mia posizione può essere riassunta, in altre parole, dicendo non ci sono razze, ci sono soltanto sfumature. Da questo momento in poi diventa possibile parlare delle diversità biologica umana in modo diverso, ma naturalmente non è che tutti ci stiano subito. Questo è un bravo scienziato, si chiamava Theodosius Dobzhansky, un grande genetista. Dobzhansky capisce che quando parliamo di biologia umana stiamo parlando anche di altre cose e scrive un libro che si chiama Diversità biologica e uguaglianza umana, nel quale lui dice siamo tutti quanti, abbiamo tutti quanti gli stessi diritti perché siamo tutti quanti umani. Non perché siamo tutti uguali, ma ribadisce che per lui il concetto di razza è importante. Ammette onestamente che le razze ancora non è riuscito nessuno a descriverle, però ha fiducia che in futuro nuovi sviluppi tecnologici ci permetteranno di farlo. Bene, la buona notizia è che il futuro è arrivato, noi viviamo nel futuro e noi riusciamo a studiare adesso il DNA e quindi riusciamo a vedere delle cose che loro non riuscivano a vedere. Cos'è il DNA? Beh, lo sapete tutti, è una lunga molecola di cui conosciamo, la metafora che si usa è quella di un testo, ed è una metafora che funziona, è un lungo testo contenuto in ognuna delle nostre cellule, un testo di cui conosciamo perfettamente l'alfabeto, sono 4 molecole che chiamiamo A, C, T e G, e quindi riusciamo a leggere questo testo, ne comprendiamo la grammatica, il funzionamento dei singoli geni, non ne comprendiamo invece la sintassi, come tanti geni interagiscono fra di loro. E quindi, per esempio, non sappiamo perché ci viene il diabete. Un testo che in ogni cellula è costituito da 6 miliardi e mezzo di caratteri. Vedo molti che annuiscono, ma secondo me non avete capito quanto è grande. Allora vi faccio un esempio. Secondo una mia stima, i Promessi Sposi, siamo a Milano, comprendono 1 milione di caratteri. Quindi dentro ogni nostra cellula c'è un'informazione, un libretto di istruzioni che è grande come 6.500 volumi dei Promessi Sposi. Come faccio la cellula ad aprirla alla pagina giusta nel giro di secondi o minuti? Mi piacerebbe saperlo. State sintonizzati, prima o poi qualcuno ce lo dirà. Un tempo di questo DNA si studiavano dei pezzi piccolissimi, oggi si comincia a studiarlo nella sua interezza. E io vi do soltanto 2 dati a dimostrazione che la ricerca delle razze umane a livello di DNA non si può fare. La prima viene dal confronto di quello che hanno in comune. In questo caso europei, asiatici e africani, si può fare anche su scala più larga, ma l'ho semplificato. Quell'81% lì in mezzo significa che l'81% delle cose variabili nel nostro DNA sono presenti a frequenze diverse in tutti i continenti. Io sono di gruppo sanguigno 0, come molti di voi. Questa è una variante cosmopolita, cioè in tutti i continenti. Invece il gruppo sanguigno B, no, non è presente né negli indigeni d'America né in quelli dell'Australia. Bene, le caratteristiche come gruppo sanguigno 0 sono l'80% e sono spalmate su tutta la Terra. Quello 0,06% in Europa significa che è molto difficile essere geneticamente europei. Gli europei col DNA europeo sono una rarità. E quell'1% in Asia significa che è anche lo stesso per l'Asia. Però vedete, l'Africa non è un continente come tutti gli altri. C'è un 7% di varianti del DNA presenti solo in Africa.
E quindi questo mi fa dire che dal punto di vista biologico possiamo appartenere a due categorie. O siamo specificamente africani, o siamo genericamente umani. Ed è per questo che tracciare delle linee sulla mappa si è rivelato finora impossibile. E adesso vi faccio vedere una cosa divertente che conferma quello che ho appena detto. Quello in mezzo lo conoscete, è Jim Watson, lo scopritore con Francis Crick e Rosalind Franklin della struttura doppia elica del DNA. Jim Watson è stato il primo il cui DNA è stato completamente letto. E qualche anno dopo è stato completamente letto il DNA di Craig Venter, che è quello che vedete sulla sinistra, altro famoso genetista. Qualche tempo più tardi, un ricercatore coreano, che si chiama Kim, ma tutti i coreani si chiamano Kim, quindi non so perché ve lo sto dicendo, non solo ha letto completamente il proprio DNA, ma ha fatto anche un confronto con questi altri due signori. Attenzione, vi faccio vedere un caso limite. Non è che vada sempre così, però questo caso limite ci fa capire perché il tentativo di definire razze biologiche umane sia destinato a fallire. I tre hanno tante varianti in comune, quel 1.250.000 che vedete, poi ognuna ha delle varianti che ha solo lui, gli altri due no. Ma la cosa più interessante è che Venter e Watson, che sono tutti e due americani di origine europea e si vede, hanno in comune meno cose, 460.000, di quelle che ciascuno di loro ha in comune con Kim, che è orientale e si vede. Quindi se dovete metterli insieme, potete mettere insieme Kim con Watson, questa è la soluzione più probabile, escludendo Venter, oppure Kim con Venter, escludendo Watson, ma non Watson con Venter. Attenzione, non è sempre così. Il nostro vicino di casa, mediamente, è più simile a noi di un coreano. Però questo mediamente significa che ci sono tante situazioni diverse. Quindi, forse il modo più serio per rappresentare la variabilità umana è riconoscere l'enorme numero di sfumature che ci sono e poi cominciare a ragionarci sopra come hanno fatto le persone che seriamente si sono occupate di queste cose. Non è vero che siamo fatti come i telefonini, non è vero che ci si può mettere in una scatola in cui stanno tutti quelli che hanno certe caratteristiche diverse da quegli altri. E quindi alla fine questi sono i nostri parenti evolutivi più stretti da questo punto di vista. Come loro siamo molto mobili. Riassumo la storia dell'umanità in quattro immagini. Guardate che è una cosa molto seria da fare dal punto di vista scientifico. La realtà è molto complicata e per riuscire a capirci qualcosa, gli scienziati cercano di eliminare tutti i dettagli che non servono e fanno un modello. Quindi i modelli per definizione sono tutti sbagliati perché perdono di vista un sacco di cose importanti, ma alcuni sono utili se ci permettono di pensare cose così complicate che altrimenti non saremmo in grado di pensarle. In questo schema qua, a sinistra, si comincia a sinistra, vedete come, secondo me, eravamo distribuiti 100.000 anni fa. I pallini di vari colori sono i nostri antenati e hanno colori diversi perché erano biologicamente diversi. Che vita, in Europa, in Asia, c'erano altre forme umane, ma le abbiamo sterminate quando ci siamo diffusi, quindi non contano più, non sono i nostri antenati. Neanderthal non era un nostro antenato. Che vita facevano i nostri antenati? Se la cavavano male. La produzione del cibo, l'agricoltura, comincia 10.000 anni fa. Quindi all'epoca loro andavano in giro, trovavano quello che trovavano, scappavano dai posti dove non si trovavano bene. E vagando, intorno a 70.000 anni fa, vedete che si sono diffusi in varie zone dell'Africa. Ci sono più colori perché c'è un fenomeno naturale di mutazione che genera nuove varianti genetiche. E qualcuno di loro, arancioni e gialli, sono arrivati vicino al canale di Suez. Non hanno idea di dove sono, non hanno mappe. Ma quando intorno a 60.000 anni fa questi passano nel Medio Oriente, lì ci sono tantissime risorse e il posto è praticamente spopolato. C'è qualche Neanderthal, ma Neanderthal erano persone per bene e li eliminiamo molto rapidamente. E a questo punto succede una cosa che Charles Darwin aveva previsto. Ci sono più risorse, sono più i bambini che arrivano a completare lo sviluppo e riprodursi e la popolazione cresce di numero. Ma quelli che crescono non sono tutti, non sono gli azzurri e i viola che sono rimasti in Africa. Sono i figli di questi fortunati che hanno preso la rotta dell'Eurasia, e così 10.000 anni fa, quando questo sviluppo è praticamente completato, vedete che in Africa ci sono pallini di tutti i colori e in Eurasia ci sono pallini gialli e verdi più qualche pallino nuovo perché anche lì continuano le mutazioni. Se è andata grosso modo così, noi capiamo tutto quello che vi ho raccontato e anche alcune cose che non ho avuto il tempo di raccontarvi. Concludo col più bravo di tutti, Charles Darwin, il quale nel 1871 è costretto a occuparsi dell'uomo, cosa che non voleva fare, perché temeva le polemiche. E Darwin, dopo aver elencato le incongruenze dei cataloghi razziali, conclude dicendo che ogni naturalista che abbia avuto la sfortuna di descrivere un gruppo di organismi molto variabili ha trovato casi come quello dell'uomo. E se ha buon senso,
finirà per non dare dei nomi ai vari gruppi, per non riunirli in razze, perché dirà a se stesso che non ha alcun diritto di dare nomi a oggetti che non è in grado di definire. E concludo con questa immagine che ho visto al museo messicano di Chicago. E i messicani, sapete, amano fare i murali, e quando ho visto la doppia elica del DNA ho detto che bello. Poi mi sono reso conto che è fatta di filo spinato, e il viso che è circondato da questa doppia elica non è un viso umano, è un'impronta digitale. Mi serve per ricordarci che quando parliamo di scienza, di biologia umana, stiamo parlando sì di scienza, ma stiamo parlando anche del modo in cui trattiamo i nostri simili. Grazie.